Passiamo all'oggetto numero 5, procreazione medicalmente assistita, innalzamento limiti di accesso a 46 anni e adozione delle disposizioni contenute nel DPCM del 12 gennaio 2017, intendimenti della Giunta regionale. Prego, consigliere Meloni. Grazie Presidente, io cercherò di essere veloce perché questo è un tema che abbiamo trattato negli ultimi due anni molte volte. E c'è stata, diciamo, partiamo da una mozione che era stata presentata da me dal collega consigliere Bori diciamo nel 2021, che chiedeva appunto sulla procreazione medica assistita e i test prenatali non invasivi di rivedere i criteri anagrafici di accesso alle tecniche di PMA e introduzione nel sistema sanitario regionale appunto di questi test prenatali e di una diagnosi quindi genetica prenatale. Questo tema era stato poi preso in carico dalla terza commissione. Ricordo che il 27 maggio 2021 abbiamo avuto un'audizione in terza commissione insieme all'assessore regionale Luca Coletto e anche al professor Sandro Gerli del centro appunto di Pantalla. E ad oggi, come sappiamo, la Regione Umbria prevede la somministrazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo soltanto a donne di età non superiore a 42 anni, pur essendo prevista, come abbiamo detto più volte anche in quest'Aula, l'elevazione del limite di età a 46 anni nel DPCM del 2017, 12 gennaio 2017. Ora, il 26 ottobre 2021 in questa aula avevamo approvato all'unanimità una proposta di risoluzione con la quale si impegnava la Giunta regionale ad elevare il limite di età attualmente previsto proprio sulla procreazione medicalmente assistita di tipo omologo, proprio anche in virtù di quel DPCM, e ad istituire un tavolo tecnico di lavoro a cui avrebbero dovuto partecipare l'assessore, insomma, in quanto diciamo membro della Giunta, il centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale di Pantalla, al fine proprio di garantire un adeguato coordinamento per poi anche pianificare le azioni future. In data 25 ottobre 2022, quindi circa 5 mesi fa, torno di nuovo sul tema con un'interrogazione proprio per capire a che punto erano gli impegni assunti l'anno precedente, cioè ottobre 2021. In quell'occasione ci fu risposto che entro la fine dell'anno, quindi dicembre 2022, ci sarebbe stata questa possibilità, se non altro, di costituire un'apposita commissione. Ad oggi purtroppo la situazione è rimasta invariata. Immagino che come molti cittadini e cittadine dell'Umbria si rivolgano a noi per avere chiarificazioni, aggiornamenti e capire qual è poi l'indirizzo politico che vorrà tenere questa giunta, ricordo però due aspetti che molte volte in quest'Aula molti dei consiglieri regionali in maniera trasversale hanno presentato degli atti anche sulla denatalità, sulla famiglia e su come anche capire, diciamo, che sono temi molto importanti, che sono temi che hanno anche delle radici culturali e che riguardano, diciamo, l'aspetto economico, sociale e molto altro. Però se noi possiamo dare una mano anche a chi oggi, prima di affrontare anche una gravidanza, aspetta di trovare il posto di lavoro, aspetta di laurearsi, aspetta di avere una casa, io credo che anche in virtù del fatto che sono in Italia circa 100.000 le prestazioni di PMA all'anno, di cui 60 purtroppo si ricorre in centri privati e soltanto il 40% in strutture pubbliche o convenzionate, con liste di attesa spesso di due anni. Più volte abbiamo ricordato quanto in questi casi sia importante il tempo e la celerità in cui si avviene. Sappiamo bene che l'Italia è uno dei paesi con il più alto tasso di natalità, tant'è che si stima che nel 2045 ci saranno 5 milioni di italiani in meno. Sappiamo bene quanto la nostra regione, per tanti motivi più volte ricordati anche qui, anche con atti presentati sia dalla minoranza che dalla maggioranza, vada verso un decremento della popolazione, e chi si rivolge a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha un problema anche di salute,
che oggi la medicina ci consente di superare. Ci sono circa 17.000 bambini in Italia nati grazie alla fecondazione assistita e quasi il 5% del totale, e ci sono ancora significativi margini di crescita. Quindi investire nella procreazione medicalmente assistita è un investimento che non toglie nulla a nessuno, ma al contrario restituisce alla comunità. Ora voglio solo ricordare come ultimo aspetto che nella Regione Veneto il 14 giugno 2011, e lei assessore lo sa meglio di me, fu innalzata proprio l'età media, e lei stesso aveva dichiarato in quell'occasione, quindi più di 10 anni fa rispetto a quello che oggi è in Umbria, che siamo ben consci che una valutazione meramente scientifica e rigidamente statistica porterebbe ad indicare un limite di età più basso, ma abbiamo ritenuto di dare un segno di civiltà alle coppie, alle donne che si trovano in un'età ancora feconda, seppure un po' avanzata. Procreare è un'aspirazione forte che caratterizza l'intero genere umano, e finché madre natura lo consente, cioè sino all'ingresso della menopausa nella donna, è giusto dare una possibilità anche a coloro che per svariati motivi non hanno potuto farlo in età giovanile. Non dimentichiamo anche le pesanti problematiche psicologiche che possono colpire una donna, ma anche un uomo, che pur in età feconda non riescono a generare un figlio. È la risposta che diamo al preoccupante fenomeno dei viaggi della speranza, che spingono molte donne a rivolgere all'estero per pratiche sempre costose ed a volte anche di dubbia eticità. Se nel 2011 la Regione Veneto aveva già questa possibilità, l'Umbria nel 2023, nonostante numerose richieste e anche iniziative politiche, rimane indietro, non solo rispetto al Veneto, ma anche a molte altre regioni italiane. Quindi quello che oggi chiediamo alla Giunta regionale è entro i quali tempi soprattutto verrà innalzato il limite di età, almeno fino al compimento del 46esimo anno di vita, e quando saranno adottate nel complesso le disposizioni del DPCM del 12 gennaio 2017, sia per quanto riguarda la fecondazione omologa che eterologa. Grazie. Prego, Assessore Coletto. Grazie Presidente. Allora, non posso che condividere quelle che sono le preoccupazioni della consigliera Meloni. Peraltro annuncio che la delibera per l'attivazione di questa commissione in itinere e a giorni andrà in giunta. Devo però sottolineare che quanto ha detto, sottolineo assolutamente vero, nel 2011 proposi io al Presidente Zaia, proprio per i motivi che ha sottolineato, di allungare questa possibilità, diminuendo i cicli, perché il bombardamento ormonale non è una cosa così semplice da sopportare, di allungarla fino a 50 anni e 65 per gli uomini. È stata una scelta politica condivisa, all'epoca si parlava non di fecondazione eterologa, ma si parlava di un altro tipo di fecondazione, e si è riusciti appunto a fare questo sforzo a livello di regione, andando in copertura con i fondi regionali proprio per poter creare questo extra LEA, che extra LEA non era perché è stato coperto appunto con fondi della regione, in quanto non fa parte di quello che sono i livelli essenziali di assistenza. Lei ha citato giustamente la modifica dei LEA avvenuta nel 2017, che è andata a correggere quelli che è stata fatta con DPCM nel 2001. Bene. Lei ha anche affermato in questa interrogazione che non c'è copertura di quei livelli essenziali di assistenza. E la cosa è drammatica per quanto mi riguarda, perché è inutile che andiamo a modificare quelli che sono i livelli del 2001, andando a creare giustamente dei nuovi livelli, perché evidentemente quella che la scienza evolve, fortunatamente, ci sono nuovi sistemi di cura, bisogna prenderne atto, ma va anche detto che vanno anche finanziati. Più volte il precedente governo ha provato ad andare a finanziare questi nuovi livelli essenziali di assistenza come? Andando a tagliare determinati DRG per andare a finanziare questi. Allora, io credo che non sia un'opportunità andare a tagliare i livelli essenziali
esistenti per andare a finanziare nuovi livelli. Io credo che si debba salire dalla percentuale del 7,2, mi pare che fosse quella dello scorso anno, il rapporto fra PIL e fondo sanitario, andando ad implementare, mettendoci a livello dell'Europa, per poter soddisfare quelle che sono le nuove necessità. Allora, partendo dal presupposto appunto che condivido la sua preoccupazione, condividere nel 2011, figuriamoci se la condivido adesso. Dico che il governo deve intervenire andando in copertura e finanziando i nuovi livelli essenziali di assistenza, perché se si fa una norma evidentemente ci devono essere anche le coperture finanziarie relative, diversamente è inutile fare la norma, ma questo non devo dire io, lo sa il mondo. Ciò detto, si va avanti, facciamo la commissione, poi bisognerà trovare delle risorse all'interno del bilancio regionale per andare a finanziare questa opportunità, perché essendo nei livelli essenziali di assistenza e non essendo finanziati, sarebbe paradossale che io facessi un extra LEA finanziandolo col fondo sanitario, non avrebbe senso. Quindi l'unica opportunità che esiste è quella di trovare delle risorse all'interno del bilancio regionale, che esula dal bilancio del sanitario. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Meloni, mi raccomando intanto, sintetica. Sì. Intanto grazie Assessore, perché tanto eravamo allineati, perché insomma già il suo operato parlava da solo, quindi allora io faccio questo appello intanto perché si possano trovare le risorse nel bilancio regionale, come io ho anche ricordato nell'interrogazione. Ovviamente è una richiesta che deve essere supportata da una base finanziaria, altrimenti la richiesta viene meno, questo è evidente. Dall'altra parte io non so se magari nella conferenza Stato-Regioni lei, in quanto Assessore alla Sanità, possa portare nuovamente magari il tema che riguarderà anche altre regioni, per dire se in quella copertura nazionale ci può essere una linea di finanziamento che possa portare anche ad aumentare la base finanziaria per questo tipo di prestazioni. Io credo che anche alla luce di quello che ci siamo detti, di quello che più volte ci siamo anche raccontati a partire da quel giorno dell'audizione, questo sia un argomento e un tema che non può essere messo da parte, perché è un tema nazionale, non è solo umbro, soprattutto in virtù della denatalità e di tutto questo, quello che sta accadendo. Credo che bisogna fare un focus anche su questo importante tema, soprattutto perché l'età anche media della prima gravidanza si è alzata notevolmente e noi dobbiamo leggere la società oggi con i cambiamenti che stanno avvenendo. E quindi mi auguro che tutti insieme possiamo portare a casa questo importante risultato in maniera politicamente trasversale. Grazie. Grazie consigliere, passiamo all'oggetto numero 6, stato d'attuazione della legge regionale del 1 febbraio 2016 numero 1, norme in materia di politiche giovanili, attivazione della consulta regionale dei giovani. Consigliere Fora, prego. Grazie, buongiorno all'assessore Coletto. La Regione Umbria nel 2016 approvò una legge a suo tempo abbastanza innovativa in relazione alle politiche giovanili, di cui abbiamo anche trattato con il collega De Luca come presidente del comitato controllo l'attuazione nelle ultime settimane, e dal lavoro che è stato fatto in comitato sono emerse una serie di valutazioni che oggi mi piace condividere con quest'Aula e con lei Assessore. Dicevo, la legge all'epoca fu una legge abbastanza innovativa, perché affrontava il tema dei servizi e delle politiche ai giovani in maniera integrata, per cui non considerando i giovani destinatari di misure specifiche rivolte a un particolare bisogno, ma affrontando il tema della crescita e della realizzazione dei percorsi di vita lavorativi e familiari dei giovani all'interno di un sistema integrato di servizi che la Regione dell'Umbria, attraverso anche un coordinamento fra le varie misure, poteva mettere in campo per accompagnare i percorsi di crescita. Nella stessa legge, cito, sono individuate tutta una serie di obiettivi legati all'integrazione di misure e servizi che vanno dall'istruzione alla continuità dei percorsi scolastici e formativi, allo sviluppo e al sostegno della creatività e delle produzioni culturali, agli interventi legati all'accesso abitativo,
alla necessità di sostenere percorsi di orientamento professionali in grado di sviluppare competenze, alla promozione della cittadinanza attiva. Insomma, c'era una visione integrata dello sviluppo dei percorsi giovanili che la legge ritengo all'epoca intravedesse in maniera importante anche la necessità appunto di provare a integrare con varie misure percorsi di sviluppo. Nella stessa legge era previsto un piano triennale che la giunta regionale avrebbe dovuto realizzare ogni triennio, che partiva dall'analisi dei bisogni dei giovani presenti sul territorio regionale, i punti di forza, le criticità e di conseguenza le linee di intervento e gli obiettivi da perseguire sul livello triennale attraverso le due leggi, che una è quella che ho citato, quella legata alle politiche giovanili, che integra risorse nazionali con un cofinanziamento regionale, e un'altra legge che ha al momento attiva la Regione dell'Umbria sulla cyber security e sul tema della lotta contro il bullismo informatico, che anch'essa prevede delle risorse nazionali e un'integrazione regionale. La legge conteneva anche un altro strumento, a mio avviso molto interessante, che era la consulta regionale dei giovani. Non il solito tavolo attraverso il quale ascoltare le associazioni giovanili, come dire, per celebrare un po' il rito della partecipazione, ma un luogo vero di rappresentanza dei giovani a cui veniva attribuito un ruolo importante proprio nello svolgimento congiunto di una pratica di coprogrammazione, coprogettazione insieme con le istituzioni degli interventi. Noi oggi discuteremo successivamente una legge importante che lo stesso assessore ha promosso, legata alla coprogrammazione e alla coprogettazione nell'ambito del welfare. Bene, questa legge, diciamo già all'epoca, prevedeva che attraverso il coinvolgimento dei giovani dal punto di vista strettamente attivo, come non destinatari di politiche, ma come promotori e partecipi nella costruzione di percorsi di programmazione, fossero attivati anche dal punto di vista del coinvolgimento attivo. Questo è, diciamo, un po' l'antefatto con il quale oggi io ripropongo un po' il tema in quest'Aula e a lei, Assessore. Alla luce, non mi ridilungo sui dati in relazione al tema del disagio della povertà giovanile, soprattutto post-Covid, della nostra regione. Sappiamo purtroppo che siamo una delle regioni con i tassi di invecchiamento più alti d'Italia, che abbiamo una percentuale di giovani che escono dall'Umbria per cercare opportunità tra le più alte d'Italia. Sappiamo anche delle criticità che il nostro sistema complessivo di welfare oggi purtroppo non riesce a garantire in termini di servizi al mondo giovanile della nostra regione, alle opportunità formative e lavorative. Ecco, tutto ciò premesso, oggi l'interrogazione diciamo coglie un po' l'opportunità di fare il punto rispetto all'attuazione della legge, e quindi le chiedo di condividere quali sono stati gli interventi che ha messo in campo la giunta regionale negli anni 21 e 22 in relazione a quello che era previsto dalla legge regionale sulle politiche giovanili. Le chiedo come, se e come è stata coinvolta la consulta regionale dei giovani, proprio perché ritengo che sia uno strumento importante, innovativo e, da quello che mi risulta, molto poco coinvolto nell'ambito della programmazione e dell'attuazione di questa legge regionale. E le chiedo per il futuro, a partire da quest'anno, con quali modi si intende sia attuare la legge regionale, sia coinvolgere, se non è stato fatto nel passato, le associazioni giovanili nell'analisi dei bisogni e nella progettazione degli interventi. Questo anche, credo, per confermare, concludo, un principio rispetto al quale noi spesso chiamiamo e anche in politica evochiamo il tema dei giovani in tante misure, in tante salse, e molto spesso li consideriamo destinatari di ciò che noi adulti programmiamo per loro. E io credo che sia nostra responsabilità complessivamente come istituzioni provare a far sì che i libri, le pagine dei libri della vita che i nostri ragazzi dovranno vivere
permettiamo loro almeno in parte di poterle scrivere piuttosto che scrivergliele noi e poi fargliele vivere. Quindi credo che da questo punto di vista il coinvolgimento attivo del mondo giovanile nella programmazione, che era una delle novità più importanti di questa legge, se non è stato fatto vada recuperato. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Grazie presidente. Mi trovo completamente d'accordo sul fatto che ci debba essere un coinvolgimento maggiore da parte dei giovani, per cui a breve sarà fatta la delibera per attivare la consulta dei giovani in maniera tale da rendere effettiva questo coinvolgimento. Le politiche giovanili in materia concorrente tra Stato e Regioni sono politiche per loro natura trasversali. Toccano tutti gli ambiti delle politiche come assistenza sociale, salute, alloggio, occupazione, imprenditoria, istituzione e così via. Nonostante questioni trasversali come l'inclusione sociale, la partecipazione, l'uguaglianza di genere, eccetera, sono state chiamate ad affrontare aspetti della vita dei giovani molto vari ed interconnessi. Benessere, istruzione, lavoro, partecipazione, eccetera. E di questo si è tenuto conto in questi anni per offrire ai giovani l'opportunità di sviluppare le loro conoscenze, competenze e attitudini senza dimenticare l'importanza di sostenere la creatività associata a valori positivi, come per esempio la solidarietà. Tenuto conto di quanto previsto dal testo unico in materia di sanità e servizi sociali, di cui la legge regionale 11 del 2015, significativa è stata la scelta di puntare sulla centralità dei territori e delle zone sociali affidando ai rispettivi capofila la progettazione e attuazione di interventi per i giovani. Ciò ha reso possibile sostenere interventi atti a prevenire ed affrontare numerose problematiche indotte dalla pandemia e da rafforzare il ruolo, le conoscenze e le competenze degli operatori di servizi pubblici a maggiore utenza giovanile. La costante attenzione per le giovani generazioni in Umbria è testimoniata dalla dotazione finanziaria destinata alle politiche giovanili che nell'area sociale è stata triplicata arrivando a 1.844.000 nel biennio 2020-22 derivanti dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili, Fondo Sociale Regionale e altre specifiche risorse proprie del bilancio regionale, senza dimenticare l'FSE e il Fondo Fami, il quale ha garantito all'interno di un'azione di sistema tesa a non lasciare indietro nessuno la realizzazione di interventi a regia regionale diffusi nelle scuole del territorio, specificatamente rivolti alla qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, al contrasto della dispersione scolastica che è stata citata. La consapevolezza che i giovani rappresentano un target trasversale a tutte le politiche ha spinto a sviluppare in questi anni un lavoro di rete a partire dai territori dove essi vivono, studiano e lavorano, stimolando la partecipazione delle istituzioni locali e delle articolazioni di società civile a condividere gli obiettivi ed interventi e promuovendo una convergenza fra diverse aree di competenze dell'amministrazione regionale. Ne è stato dimenticato il ruolo degli strumenti partecipativi previsti dalla legge regionale, tesi a favorire il raccordo tra le rappresentanze giovanili e gli organi istituzionali. Nel 2021 è stata infatti ricostituita la consulta regionale dei giovani, la DGR 1277 16 12 21 ed il decreto del 27 dicembre 2021 numero 65. La riunione di insediamento del 20 maggio 22 hanno partecipato anche i rappresentanti della giunta regionale e delle agenzie regionali con competenza in materie attinenti. È ora in corso di definizione il programma di lavoro e la elaborazione del secondo piano triennale, nel quale il coinvolgimento e il contributo della giunta regionale dei giovani per l'analisi dei bisogni e la definizione delle aree di intervento prioritaria è senz'altro previsto e auspicato. Nelle due annualità, il cui atto 1672 fa riferimento a 21 e 22, è stata assicurata una forte attenzione a specifici ambiti. La promozione di condizioni volte a favorire lo sviluppo di benessere dei giovani, fortemente colpiti da effetti negativi della pandemia, isolamento sociale, disagio fisico, eccetera.
e la valutazione delle forme di coordinamento e partecipazione tra le rappresentanze giovanili e gli organi istituzionali, che ha incluso non solo la ricostruzione degli organismi di coordinamento e partecipativi previsti dalla legge regionale, ma anche la riattivazione delle istituzioni locali, stimolando il protagonismo dei comuni in sinergia con i rispettivi territori. Per quanto riguarda gli effetti dell'impatto pandemico sul disagio giovanile, si sottolinea che la sottoscrizione, solo dell'annualità 2021, di ben due accordi di collaborazione del Dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha consentito di mettere a terra specifici programmi di intervento approvati dal Dipartimento Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giovani e Pandemia oltre il Disagio, intesa numero 45 del 2021, e Giovani verso un nuovo inizio tra prevenzione, inclusione sociale e innovazione, intesa 104 del 2021, per un totale di 372.893 e con un cofinanziamento regionale di 75.000 euro che proviene dal Fondo Sociale. Per l'annualità 2022 ha visto l'approvazione in sede di conferenza unificata del testo unico numero 77 CU, alla quale è stata data attuazione con il programma denominato Umbria con e per i giovani costruire il futuro, DGR 770 del 22, fascia 14-35 anni. La dotazione finanziaria per la realizzazione del programma ammonta a 446.185 euro, di cui 80.000 sono stati assicurati dal cofinanziamento regionale. Con questo programma di interventi si è puntato ad ampliare gli interventi per favorire la crescita sia individuale che di gruppo, di giovani, puntando su attività volte a favorire il benessere giovanile nella sua accezione multidimensionale, prevenire situazioni di disagio e marginalizzazione e contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico. Il programma è infatti incentrato sui seguenti obiettivi: rafforzamento delle iniziative atte a potenziare la capacità di giovani di instaurare rapporti positivi nei diversi ambiti, relazioni familiari, scolastiche e sociali, che possano tradursi in fenomeni di bullismo o cyberbullismo, accompagnamento di giovani nel percorso di crescita e realizzazione personale mediante attività che si orientano alle competenze del lavoro a svilupparsi all'interno di vari contesti scolastici ed extrascolastici, con particolare attenzione alle fasce vulnerabili o economicamente più deboli. Iniziative territoriali da sviluppare in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale, Ufficio Scolastico Regionale e istituti scolastici in grado di secondo grado per la prevenzione del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e delle nuove dipendenze. Nell'ambito degli interventi per i giovani generazioni in Umbria sono altresì da ricondurre quelli rivolti ai soggetti di età minore, agli adolescenti e ai giovani, attuati con gli oratori, ai quali anche la legge 11 del 2015, articolo 280, riconosce un'importante funzione sociale ed educativa oltre che formativa. La Giunta regionale continua ad assicurare attenzione a questi luoghi mediante risorse proprie del bilancio regionale, sono stati erogati 400.000 euro nel biennio, e impegna la Conferenza Episcopale Umbra a condividere in sede di conferenza di zona gli interventi e i progetti da realizzare nei territori della diocesi, ciò al fine di armonizzare le attività oratoriali a favore dei giovani con quelle dei comuni zone sociali. Con questo evidentemente c'è la massima condivisione da parte della Regione a sostegno di questa norma. Ripeto, a breve verranno convocati per riprogrammare, coprogettare quelle che saranno le future attività e, come dire, colgo anche l'occasione, quanto oggi è all'attenzione di questo Consiglio la legge del terzo settore per quanto riguarda la programmazione e la coprogettazione, che sarà sicuramente finalizzata a una migliore attivazione di questa norma. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Fora. Grazie Assessore, abbiamo faticato un po' ad ascoltare tutto, se poi magari ci dà, fornisce anche la copia così, così rileggiamo l'intervento. Grazie del resoconto e come al solito direi anche in maniera
in maniera onesta cose buone, cose meno buone. Ci ha raccontato di cose buone che sono state fatte, tra cui interventi rivolti alle politiche giovanili con delle risorse che sono state investite in questi anni, una scelta legata a investire sui territori, sulle amministrazioni comunali perché fossero protagoniste della programmazione, direi assolutamente condivisibile. Rilevo qualche criticità, e cioè il fatto che la legge comunque ha puntato, conoscevo un po' gli interventi finanziati perché li abbiamo visti anche in comitato, sostanzialmente un po' nell'ambito del sociale, mentre la legge in generale diciamo che dovrebbe coprire un po' tutti i vari aspetti, come dicevo nel mio intervento iniziale, così come rilevo che questi interventi finanziati corrono il rischio di essere interventi frammentati, interventi un po' spot rispetto alla necessità di avere un governo complessivo delle politiche. Rilevo con soddisfazione, evidentemente è una casualità, che ogni volta che interrogo rispetto alla riattivazione di qualche organo, l'annuncio in aula è che si sta riattivando, quindi sono contento che nei prossimi giorni verrà riattivata la consulta dei giovani, che lei ci ha detto essere stata riunita solo una volta nel 2021, è importante. Mi permetto anche di darle questo suggerimento, Assessore, in maniera molto costruttiva. Il tema delle politiche dei giovani non è un tema che coinvolge, sebbene incardinato nel suo assessorato, solo lei come assessore, coinvolge tutta la Giunta, come abbiamo detto inizialmente. Per cui io solleciterei complessivamente tutta la Giunta a farsi carico di questa, dell'attuazione di questa legge, a farsela propria, non a viverla solo come una delega dell'assessore Coletto in quanto assessore alle politiche sociali. E mi auspicherei che nella riattivazione della consulta, di cui lei ci ha detto che nei prossimi giorni verrà riattivata proprio per condividere la programmazione dei prossimi anni, siano coinvolti tutti gli assessori, perché così realmente daremmo corpo a un livello di coinvolgimento attivo dei giovani e delle associazioni, non solo come uditori di un programma che scrive la Regione e che poi viene presentato nel corso di una riunione alle associazioni giovanili, come avviene di solito la concertazione, come avveniva anche gli anni passati, senza assolutamente distinzioni politiche. Però se davvero si vuole inaugurare un nuovo cantiere, ecco, io mi auspico che lei si faccia portatore di una responsabilizzazione di tutti gli assessori verso una sorta di laboratorio di partecipazione attiva all'interno del quale le associazioni giovanili e gli assessori con le varie competenze possano condividere in maniera lungimirante pezzi di percorsi che riguardano i nostri giovani a partire già dai prossimi atti. Grazie.